centinaia di migliaia in tutta Italia in questo quarto sciopero globale per il clima. L'onda verde dei ragazzi Fridays for Future contro quella nera del venerdì, simbolo degli acquisti scontati. Oggi è il Black Friday, il giorno del consumismo, il giorno degli sprechi, il giorno di tantissimi oggetti comprati che hanno inquinato nell'essere prodotti, che verranno poi probabilmente buttati via o sprecati o rimandati indietro nella maggior parte dei casi. E i primi pacchi, quelli di Amazon, sono stati letteralmente rispediti, anzi rilanciati al mittente durante la protesta di fronte al più grande colosso dell'e-commerce. I dirigenti di Amazon sono scesi per portarci un mazzo di fiori, per chiederci di incontrarci. Devono iniziare a pagare le tasse. E poi vetrine prese di mira, un Black Friday per i ragazzi del movimento contro il consumismo e lo sfruttamento dei lavoratori. Volete dire che non avete approfittato degli sconti del Black Friday oggi? No, assolutamente no. Quindi niente regali di Natale quest'anno? No, i regali di Natale li facciamo noi, li facciamo facendo i calendari con le foto. Imbrattate anche le vetrine del fast food più famoso del mondo. Che mi sono licenziato perché sono stufo di farmi sfruttare, di mangiare un cibo spazzatura che inquina il pianeta. Faccio dei panini? Allora, in uno ci sono le falafel, formaggio e yogurt, nell'altro la cecina con verdure. Ma in questo Black Friday c'è spazio ovviamente anche per i temi tradizionali, cari a questi giovani e meno giovani, che tornano a far sentire la loro voce. A Milano oggi erano in 20.000. Normalmente sono più bello, sono così. 54% dell'olio di palma che entra in Italia finisce nei biocarburanti. San Zenone all'Ambro, dove c'è lo svincolo della tangenziale esterna, vogliono costruire, hanno fatto una logistica di 25.000 metri quadri. Voglio simboleggiare che questi sogni stanno per scomparire proprio perché la terra lo sta facendo insieme a loro. Di cercare una soluzione al problema che abbiamo creato noi e che non siamo riusciti a risolvere. La nipote Vera non è un po' gelosa di questo nonno d'Italia? Un pochino sì.